Hola Luciadore, se certuni, certosini, incerti, nonché cesellatori di cianfrusaglia, ben ritrovati dal vostro Silver e dal nostro Silverius. Siamo qui verso la parte finale di Skyrim. Vi ricordo che una volta che avremo finito la trama principale andremo a provare le mod, di cui sono curioso perché non so su PlayStation 4 cosa ci aspetterà appunto nel termine di mod, per quello che lascio in giro ancora qualche missioncina così giusto per vezzo mio. Allora, dobbiamo andare avanti, dobbiamo fare queste missioni che a me sinceramente non stanno piacendo gran tanto, per il fatto che si tratta di fare sempre la stessa cosa ripetuta, non dico all'infinito perché poi avrà una fine, ma c'è gente che smartella e sbadiglia, e cose da fare che se non le fa il Silverius non le fa nessuno. Merde! Ciao Ciccia! Il generale e io non siamo concordi su diverse cose. Figurarsi. Lui rimane la speranza più grande di Skyrim e l'impero. Voi no, vabbè. Devi andare a Riften. Ti pareva? Le spie segnalano che il sovrintendente dello Jarl, Anuriel, ha dei legami con la Gilda dei Lari. Se la cosa si venisse a sapere, sarebbe piuttosto imbarazzante. Brutta gente la Gilda dei Lari, brutta gente. Attività illecite che le sfrutti per convincerla a cooperare con noi. Anche te sei un po' una brutta persona, però, Le guardie dello Jarl non saranno tenere con chi verrà sorpreso a frugare negli alloggi privati del suo sovrintendente. Va bene, sono ben felice e vabbè. Bene. Posso sempre contare su di te, vero? Figurarsi, se no su chi dovresti contare, se non c'è il povero Silverius a fare tutta sta manfrina di cosa. Trova delle prove. I miei conterranei si sono uniti ai Ecco, le cose che mi lasciano logicamente perplesso, ragazzuoli, è ovvio che senza la guida sulla mappa non sapremo minimamente il da farsi. Dove andare a scovare le prove, che tipo sono? Avendole sulla mappa la cosa c'è estremamente semplificata, quindi si tratta solo di andare a... Salve! Si tratta solo di andare a fare una cosa in un posto, recuperare un oggetto, cercare magari di non farsi sgamare. Se ti sgamano, amen. Ah, ecco perché c'è la gente morta. La bresaola. Dato. Siamo veramente violenti. Ci abbiamo il dono della violenza. Allora, vedo che non fa scintille la spada, quindi posso supporre che l'arma vada ricaricata. Sagace, Silverius. Sagace. Ok, va bene così, dai, tanto ne abbiamo ancora un casino di cose supreme. Sento dello sfruguglio di pavoni, ma non vedo i pavoni. Niente, io sto camminando a cazzo buffo, mentre in realtà trova delle prove, non è indicato sulla mappa. Per forza, dovrò attivarlo. Che bello quando le cose non vanno in automatico. Esatto. Quindi questo lo dovremo fare poi. Sì, vabbè, dovrò completare questa e poi questa in realtà si andrà a completare da sola. Come abbiamo visto, questa è pressoché infinita. Mi sono documentato, sono quelle cose che vanno avanti solo per raccattare denari in maniera impavida. E questa, poi le altre sono tutte missioni secondarie, quindi andremo a esplorare con le mod dei vari Dungeons and Dragons, così, con gioia. Allora, la nostra destinazione è di là e noi facciamo una veloce corsetta proprio di quelle sul posto e giungiamo qui a Riften. Fra l'altro, cioè, come sono entrato, comparso, voi ve lo siete perso perché questo è il brutto del tagliacucci, ma d'altronde, ragazzoli, è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Come sono entrato, mi sono visto questi qua che mi correvano incontro e mi dicevano fermo l'alto là, furfante, ma non ce l'avevano con me, ce l'avevano con Tizio, un tizio morto che credo sia appunto un ladro che viaggia di caraffe, lingotti, oro, rubini, frecce d'acciaio nel ginocchio. Finalmente qualcuno utile. Sì. Che cosa vuoi? Niente. Allora, facciamo così. Guarda, ho avuto una bella idea. Una cosa che riempie di gioia taluni e meno talaltri, ma... Cadavere, spostate. Levitamento! No, vabbè, volevo metterlo... Vabbè, non andiamo a infilarci in pertugi e in scatolugi. Allora, io devo entrare lì. E fino lì ci siamo arrivati, che devo entrare lì. Allora, dovrei avere questo fantastico potere che mi rende praticamente invisibile. Ok. Però mi ci rende solo per 120 secondi. Domanda, c'è una via d'accesso secondaria? No, un tombino, un pertugino, un qualcosa, un qualcunché. Vuoi farmi credere che della Gilda dei Ladri non c'è una via? Grazie, non c'è una via per entrare nel
Ma che bel castello Marcondiron di Rondello. Salve signora guardia. C'è uno speziale in città, sì, ma si trova sulla passerella inferiore. Quindi potrei entrarci di giorno per non destar sospetto. Tieni d'occhio il cielo, viandante. Ok. Va bene. Va bene, va benissimo. Ok. No, non devo passare di qua. Vediamo se mi fanno storie se entro. Vabbè, in teoria no, entrare no, perché il palazzo dello Jarl è accessibile sempre in qualsiasi momento. È il frugare in giro che mi hanno detto che devo stare all'occhio. Quindi potrei sfruttare i miei puffed poteri di sfrugugliatore di papaveri. Va tutto bene? Mi sono appena caccato in mano, ma a parte quello tutto bene, grazie. Immagina far saltare in aria un'intera città. Maledetta accademia. Winterhold non sarà più la stessa. Sì. Vabbè, non l'hanno mica fatto apposta, sono cose che succedono anche nelle migliori famiglie. Ok. C'è gente che dorme. Pensavo sarebbe stato ben più difficile. Ok. Mia cara Nuriel, lo Jarl ha dimostrato grande saggezza nello scegliere te come suo sovrintendente. È un incarico che si adatta bene al tuo carattere perché richiede grande astuzia e, diciamo, un talento innato per eseguire i compiti di un altro con tatto e discrezione. Sei diventato un elemento importante per la nostra operazione. Spero che l'abito che accompagna questa lettera sia di tuo gradimento. Ricordati che se gli affari vanno bene per me, anche i miei amici ne trarranno beneficio. Tuttavia, vorrei ricordarti la tua promessa di impedire alle spedizioni di Honeybrev di entrare in città. Inoltre, sto ancora aspettando che un distaccamento di guardie cittadine scorti la mia merce. Capisco che ci voglia tempo per aggirare la delicata sensibilità della tua padrona, la grande Laila Dona Legge. Ma ho aspettato fin troppo. Continuerò a curare i tuoi interessi a patto che tu proseguo nel servire i miei. Spero di ricevere presto tue notizie. Oh. Chiappala. Chiappala. Ok. Ciao Anuriel. Però io Anuriel, bell'uomo, Anuriel, prediligerei Anurielarla. Aspetta, ho capito, ma scusa, grazie. Fa sempre figo poter uscire di sottecchi e di soppiati. Una cosa strepitosa. Ciao. Non mi nota nessuno. Vabbè, va a cagare allora. Cioè, il potere più inutile dell'universo. Ciao, sono scomparso, mi vedi? Vabbè, va a caga. Allora, sono momenti veramente difficili a livello proprio di peperonaggine. Stavo dicendo che Anuriel la volei ricattare, ma di giorno. Per cui, per far ciò, attenderemo che il crepuscolo si faccia capolino fra le gonadi e cose molto più imperterrite, che noi non ci attendiamo in questi momenti di siffatta attesa. E niente, vi ricordo che sono qui nei pressi dell'orfanotrofio, dove ne ho comprato un altro, perché ho portato a casa un altro marmocchio, quindi ne abbiamo due. Allora, io speravo che Anuriel uscisse, ma a quanto pare non è così. Le mugne. Una questa sa magna e sa beve, se la bevono. Ah, regà, sono le 7 del mattino, qua. No, sulle Sei qui per 9. farti beffe di me, del figlio più piccolo Ti degli do il Jarl. benvenuto alla fortezza di Mistvale. Sono il sovrintendente dello Jarl Laila, Anuriel. Sì, ma vorrei sapere chi cacchio ti ha insegnato a sederti. Così, perché c'hai un attimino di. Non qui, vieni con me. Resta vicino a me e le guardie ti lasceranno in pace. Va bene. Perché non mi fido troppo di lei? Ciao Yarla! Bella, batti 5. Benvenuto a Riften, viaggiatore. Spero che la strada ti sia stata amica. A voglia! Tutto
L'ho fatta di zio un po' galletti, non è... Puoi stare qui. No, ma consiglio di andartene. No, ma posso, eh. Immagino che tu sia qui per estorcermi qualcosa. Ho indovinato? Parla dunque. Cosa vuoi? Quindi sei una spia imperiale. Interessante. In realtà sarei un rappresentante della Folletto, ma della tempesta. E lo stesso si potrebbe dire per l'impero. Ti va bene niente, insomma. Grazie a questa vostra guerra è difficile andare avanti, perfino per una donna intraprendente. Forse possiamo trovare un modo per guadagnare entrambi da questa spiacevole scoperta. Bene. Cosa avevi in mente? Che ne dici se ti parlassi di un grosso carico di armi e oro? Parlamene, che io sarei anche interessato. Sei più interessato all'argento, però vabbè. Oh no, non sono mica stupida. Saprai quello che c'è da sapere una volta raggiunto un accordo. Che tipo di accordo? Abbastanza da fare la differenza in guerra. Allora, qualcosa per me adesso. Ecco, io immagino non abbia molta scelta, vero? Ti vedo perspicace, d'accordo. Fanciulla. Una borsa piena di septim dovrebbe bastare. Che ne dici? Ok. Vabbè, così. Giollezza. Lo stanno portando a Windelm su un carro. Se ti sbrighi potresti ancora raggiungerli prima che si allontanino. Va bene. Dovrebbe essere una carovana molto lenta. Il carico è piuttosto pesante ed è sorvegliato da molti uomini. Li posso uccidere tutti? Questa chiacchierata non è mai avvenuta, intesi? Di che? Non ti conosco. Lo Jarl ha messo una taglia sulla testa di alcuni banditi. Tieni, dai un'occhiata a questo edito. È bellissimo che adesso si fidi di me. Vabbè, fa niente. Ti do il benvenuto a Riften. L'importante è rispettare. Salve, salve, salute. Lo so, me ne sto andando. Non preoccupatevi che me ne sto andando. Vi lascerò liberi e felici come delle farfalle. Ecco, questo intendevo, ragazzuoli, avete visto. Allora, si tratta di andare a prendere una cosa in un posto e soprattutto ricattare la persona che è sdraiata accanto al cassettone stesso dove quella cosa è infilata in quel posto. E niente, semplicemente si riceve l'ordine, si deve fare avanti e indietro. E visto che siamo andati avanti, adesso è già ora di tornare indietro. E viviamo la nostra vita un quarto di sidro alla volta, praticamente. Sbronzi come dei muli, andiamo a parlare alle gattoriche, che in realtà svolge la sua mansione girando attorno a un tavolo. Non so se avete notato, anzi a più tavoli. Qualcosa da segnalare? Ma fai te. Cioè, le altre opzioni sono da ritardato. In questo momento ho alcuni esploratori posizionati lungo la strada. Raggiungili e insieme cercate di prendere il controllo della carovana. Va bene. Sbatti zero. Non potevo farlo in automatico? Mi dice ancora che devo parlarti o dovrei fare una cosa tipo... Vabbè. No, facciamo queste simulazioni... Incontra gli uomini, ma io volevo incontrare le donne, ho gusti un filino diversi. Vabbè, Skyrim non approva i miei gusti, evidentemente. Va bene, facciamocene una ragione. E logicamente il gioco, come sappiamo, ci pone di fronte al fatto che la carovana era lenta, quindi no, il posto non corrisponde esattamente a quello che c'era indicato sulla mappa quando mi sono teletrasportato. Ecco, la carovana è talmente lenta che questi stanno qua. Vabbè. Aia, mi sono stortato una caviglia. Mi ricordo di te. Eri con noi a Helgen e a Whiterun. Mi fa piacere di averti con noi. Come stai? Una festa! Mi fa piacere. Deve andare tutto bene. È il mio primo vero incarico da quando mi hanno promosso dopo Whiterun. Sai, a volte quando chiudo gli occhi di notte, vedo la battaglia davanti a me, come se mi trovassi ancora lì. Gli uomini che hai ucciso ti perseguitano. No, ne tengo uccisi di nuovi giusto per non annoiarmi. È quello che continuo a ripetermi. Bravo. Non pensiamoci. Cosa ti porta qui? La minchiozza! Davvero? Sì. È da circa un giorno che siamo sulle tracce di un carro. Quindi sono inutile io, vero? Allora è quello il carico che trasporta. Denaro e armi. Tu come lo sai? Non lo so. Così. Bella mossa. Di certo avere un sovrintendente dalla nostra parte potrà esserci utile. Siamo fortunati. Il carro ha appena avuto un piccolo incidente. Ora sono appiedati più avanti lungo la strada. Sono molti più di noi,
ma ho un piano. Sì, io vado avanti e li uccidi. Appena in tempo. Ok. Per prima cosa elimineremo la sentinella. Poi ci posizioneremo in modo da sorvegliare l'accampamento. Ok. Poi tu penetrerai all'interno e attirerai la loro attenzione mentre noi li colpiremo con una. Mi piace questa cosa che tutti mandano avanti me. Un po' di fico. Fortuna, li coglieremo di sorpresa e ridurremo lo svantaggio numerico. Vai tranquillo, ho finalmente qualcosa di epico. Fico! Va bene, se insisti. Ma arriveremo di corsa se avremo il sentore che le cose ti sono sfuggite di mano. Dai, facciamo gli eroi per una volta nella vita. Assumi il controllo della carovana. Pff, bazzecolo, qui squiglie per di più pizzullacchere, ragazzi, eh. Ok. Allora, vediamo un pochino. Vediamo un pochino. Se riusciamo a giungergli alle spalle, potremmo fare con somma gioia dei big danni. Ok. Ah beh, possiamo giustamente prima depredarla. Che cazzarola sto facendo? Oh, che paura. Sgozza papera. Io in realtà avevo pigiato il tasto per attaccare, però non mi ha fatto attaccare, quindi cazzi suoi, cioè va bene. Mi sento meno in quanta irruenza. Ma ti rendi conto che poi muori? E dai. Eccoti, bravissimo. Là. Oh, ma quanti siete? Ma che piacere! Ma che immenso piacere! Vedete che sono già arrivati gli altri a darci manforte, ma noi li stiamo facendo fuori come degli omini di pan di zenzero, a colpi di bresaola sui denti, perché veramente noi siamo impietosi in queste cose. Dite che è il momento di scatenare anche il nostro socio. Sì, dai. Facciamogli vedere chi comanda. Là. Già fatto, veramente non c'è più sfida in nulla. Cioè, la bellezza rimane nel fatto che fai un mucchio di cose, però sarebbe bello farne la metà, ma Allora, vediamo se possiamo ciula fottere un po' di roba a sto punto. Siamo qui per questo, dopotutto siamo sempre dei ladri della gilda dei ladri. Quindi sarebbe bello essere dei tamarri della gilda dei tamarri. Allora, vabbè. Del resto non ci frega niente. Sì, no. Anche perché queste missioni fondamentalmente noi le possiamo portare a compimento tutte le poche volte che vogliamo, nel senso non c'è un momento preciso in cui farle. Ciao cavallo! Mi prendo questo perché quello bianco non mi piace. Niente, dobbiamo andare a fare rapporto al tizio lì sopra. Credo. Penso, presumo, desumo e non di meno quantumo. Chissà se questo è il cavallo ufficiale del Gesù dei Pony. Vai! Scaloppatelo, no, non dobbiamo andare lì. Non ci sto capendo la mazza. Dove mi chiazza dobbiamo andare? Ah, sì, ok. Prendere un cavallo per fare 4 metri, un giro assolutamente inutile, una cosa meravigliosa e stupenda. E poi sbagliare anche ad aprire la tendina del menu come se non fosse un anno che stai giocando a sta roba. Passare la guardia. Ma che rapporto te devo fare che sei venuto a darmi una mano? Dannati ribelli, manto della tempesta. Sì. Andiamo a riconquistare il Rift, cavalcan di nuovo Lucaval, e quindi andiamo a scotennare la guerra in modo che... non lo so, adesso vedremo un po' cosa ci faranno combinare. Adesso mi sento trotterellante, il gigione giante come non mai. Ho portato bistecche di cavallo per tutti! Boom. Come si parcheggia male, veramente, una cosa... Cavallo non è come la smarcano in fili dappertutto, eh. Qualcosa da segnalare? Di nuovo. Tuo obiettivo è Forte Greenwood. Evviva di nuovo. Raggiungi certo. Soldati che si preparano per l'attacco. Quindi aiutali a spazzare via i ribelli. Quando avrete vinto, presidieremo il forte. Però sei forte. Allora, soldato, sei all'altezza del compito? Assolutamente no. Sapevo di poter contare su di te, soldato. Ma due concubine gratis? No, mi tocca sempre andare a pagare. Mi è scappato il cavallo. Porca galera, mi è scappato il cavallo. Ci sono dei soldi per me? Sì, grazie, ciao. Così. Questa frego attesa di... è insopportabile. Uh-huh. Penso che qui ci sono dei feriti e potrei curarli, eh. Sono feriti tutti allo stesso modo. C'è della simpatia fra loro. Guarda, se non vomita, lei mi fa un favore che io sono emetofobico e non gradisco la cosa. Come sempre qua non si attiva la missione. Ma che palle. Perfetto.
Quindi, ok, dobbiamo andare al forte Greenwall, che non dovrebbe nemmeno essere troppo distante, se non ricordo male. No, è qua. Quindi partiamo dalla pietra di Shore e andiamo verso il forte. E che bello cavalcare il nostro quadrupede erbivoro. Tra l'altro qua c'è anche roba che non abbiamo esplorato in gran quantità. Così è, tanto che comunque siamo molto vicini al forte Greenwall. Togliamoci uno sfizietto ancora di far comparire posti in luoghi che poi un giorno con calma... Sì, lo sento l'orso, ragazzi, lo sento. Tra l'altro incombe sempre di più nella realtà l'uscita di... Che è? L'uscita di Skyrim per il VR si avvicina sempre più, manca oramai un mesetto circa e... Boh, sono sempre più combattuto. Ultimamente ve ne ho parlato spesso, ma sono veramente combattuto perché da un lato sono tremendamente curioso e dall'altro... Ah, addirittura un picco del drago ancora, cioè... Forte. Abbiamo lasciato molto inesplorata questa zona, or quindi. Ah. Ok. Che è? No, ma guarda che io non venivo a caccare la minchia nello specifico, eh. Volevo solo ispezionare un pochino la zona, così per... Vabbè, che tanto questa zona lo possiamo tranquillamente fare una volta che avremo finito le missioni principali. E niente, facciamo incazzare gente e poi ce ne andiamo, così, in scioltezza, perché siamo delle bruttissime persone. Che poi non è stata tanto la mia presenza quanto la vostra, infastidirli, lo sappiamo. Gente è abbastanza permalosa in questo senso. Andiamo, andiamo verso il forte che dice sempre lo... Facciamo incazzare genti e orsi. E poi ti lascio mangiare il cavallo quando sono arrivato, vai tranquillo. Volevo fare una cosa tipo Geralt di Rivia. Che voi direte, Silver, ma l'avevi cominciato poi tu The Witcher 3? Sì, lo so, ma non l'ho mai digerito, è una cosa più forte di me. Da un lato me ne vergogno, dall'altro me. Che bello, ci stanno addestrando. To, orso, mangia il cavallo, ciao. Ragazzi, ciao. Che è? Dov'ha? Che fece, no? Vanno a pippare l'orso. Vanno effettivamente, quello... Anche loro mandano cavalli così a vanvera. Va bene, allora... Andiamo con ordine, moglie vuoi dei paesi tuoi, poi direi di fare un rallentatempo e di utilizzare una cosa stupenda che non usiamo mai, ma che qua non c'è, forse perché no, per quello che non lo usiamo mai. Mannaccia, magia, distruzione, dov'è, dove sta? Eccolo qua, che come vi ricordo è una cosa che io adoravo e che ha il suo bellissimo perché. Dai, ne riparliamo fra poco. Dai, venite qua a cercare la minchia se avete il coraggio. Dai, io sono una brutta persona. Quando voi mi attaccate adesso morite. Poi non so di preciso perché non ho mai... deciso di utilizzarlo dato che è adorabile come potere. Via via via, se no vi incendio anche a voi. Ci siamo tirati dietro l'orso in maniera stupenda, il famoso orso pippa, mi ve lo ricordo. Là sì, sarà una passeggiata di salute. Come vedete non ci fanno praticamente una mazza e noi li stiamo massacrando. Che bello che compaiono dal nulla e a momenti nemmeno ci cacchino. Ecco, qua il realismo è uno di quei momenti in cui va a farci benedire proprio con frode, perché non solo non ci fanno quasi niente, ma oltretutto ci possono girare tranquillamente e alle spalle ci fanno di meno ancora. Vabbè che siamo protetti dal nostro impavido e gioioso Dremora. Dai, dai, dai. Manto delle tempeste qui. Là, cuppatevela nel secchio. Vattela piglia del secchiolo, tu e tutta la famigliola tua. Facciamo che sgozziamo anche l'arciere. Che bello, che bello. Mi dispiace che non stiamo perdendo del gran tempo a recuperare le cose. Stanno arrivando anche i nostri alleati. Insomma, c'è un continuo scambio di opinioni. Mi hai ammazzato il Dremora, ma che sei scemo? Hai ammazzato anche l'amico soldato, ma che sei scemo? Ma per sventro le gonadi, figli di chiappe. Ma che se possino... l'inutilità degli scudi e l'utilità delle fiamme, perché tanto tu li bardi come muli. E là, guarda che bello,
Cioè, un esercito affrontato senza tirar su di scudo, senza ripararsi una volta, fai più danno tu a guardarli che loro a menarti, è una cosa stupenda, e soprattutto perché ne mancano pochi. Comunque il manto delle fiamme, ragazzi, è una figata, e di nuovo vi dico, non so di preciso perché avessi smesso di usarlo, ma è stupendo. Là, dov'è l'arciere che cacca la minchia? Là sopra, perfetto. Ciao, salve! Bellissimo! Buongiorno, buongiorno. C'è talmente tanta gente da menare che scompaiono pure i cadaveri, quindi se non li deprendi subito non avrai grossi vantaggi dall'indomani. Vabbè. Abbiamo capito che... No, non mi lasciate andare un attimo in pace su dal vostro socio, eh. Devo comunque menare voi a ceffoni e soprattutto menare il camper là. Sto arrivando, guarda, sto arrivando perché mi stai chiamando da un po'. Oh, è bello, è così. Bello, ti senti un po' più felice, eh. Vai. Yahoo! Boom. Ho provato quello che prova una meteora. Allora, vabbè, hanno frecce in realtà, non hanno money, quindi non, in realtà non perdiamo gran tanto. Oh, tu guarda, due idioti, Chip e Chap. Chop aveva da fare, quindi ha mandato la controfigura. Ok, e questo dovrebbe essere quel forte che fa sbloccare il trofeo. Adesso ve lo dico subito, esatto, eroe di guerra, trofeo guadagnato, perfetto. La cosa bella è che ce ne sono ancora, ma il gioco non se ne rende conto. In generale Tullius sarà tutto contento, sarà proprio in un brodo di giuggiole. Ah, mi dice che devo entrare lì addirittura. Strano. Non ci posso credere. No, per un attimo ho pensato che vi fosse ancora l'orso. È morto il cavallo? Va bene, lasciamo andare chi sta andando. Andiamo un pochino a vedere perché siamo invitati ad entrare nel forte, perché se il generale è già qui, io un pochino mi ci incazzo, eh. Però ragazzi, che voglia di tornare sui Dark Souls e via dicendo. Sto pensando di farmi una run con qualche vincolo, giusto per la... Mi manca, veramente i Souls mi mancano in una maniera invereconda. E devo ammettere che il giocare a Skyrim ha aumentato ulteriormente il bisogno di Souls. Come molti di voi sapranno, magari sarò ripetitivo più del solito, ma Skyrim è rimasto il mio gioco preferito fino a che accidentalmente non capitai con le mie zampine sul primo Dark Souls. Da lì il mondo venne capovolto e divenne il mio gioco preferito in assoluto. Dei problemi di Skyrim, va bene, abbiamo parlato più volte, li sappiamo tutti, sono noti, arcinoti, per carità divina, però come gioco è divertente, lungo, puoi fare quello che vuoi, ti lascia un'enorme, enorme, enorme libertà di azione, e poi è stato uno dei primi giochi a pagare gli occhi, oltre che la mera fantasia del giocatore, perché altri giochi avevano osato tanto, ma... portava Oblivion ad un livello successivo, mantenendone anche gli elementi tanto cari ai più. Non ho ben capito perché mi ha fatto entrare per farmi uscire. Vabbè, giustamente quello che dicevamo un attimo fa è Skyrim. E la cosa bella è che mentre io mi avvicino al cavallo, avvicinarsi al cavallo causa una cosa strana, ossia vieni pervaso da quella strana sensazione di solitude perché non c'è più il tuo cavallo. Sì, non te l'ho chiesto, stavo parlando. Cosa? Chi sei? Ave Sitis. Ave. Saluta la Massorad anche. Tra l'altro c'è sempre un tizio che pensa di sapere chi sei. Guardate che figata, eh. Serve qualcosa? No. Rubo delle frecce d'acciaio così a Van Verona. Salute, compagno. Ciao, bello. Com'è? Andiamo a farci una birra una volta, eh? Io andrò a bermela da solo. Lui in realtà ci puzzano i piedi. Non è gente che vorresti avere intorno in quei momenti che... Ok. Salve, capo. Vedo che anche tu c'hai la passione dei teschi, eh. Quella del Rift è stata una grande vittoria. Mi sa che Ulfric è nervoso ad averci alle porte di casa. Ecco, quello magna pane mentre noi siamo in guerra. Occupando il Pale, abbiamo un altro porto a Dawnstar. E siamo a portata per attaccare Windel. Ulfric dovrebbe tranquillizzarsi un po'. Sì.
Affrettati al nostro accampamento militare insediato nel Ridge. Ulfric ha sfruttato quelle miniere d'argento troppo a lungo. Va bene. E soldato, ti conviene aiutarmi a riconquistare Markarth o morire provandoci? È stata la tua brillante pensata a consegnarla in mano ai... Ma Ciccio, vuoi che ti ricordi anche cosa ho fatto? Per l'impero. E per tua nonna. Stavolta niente ricompense, spade, cose fighe, niente. Quella del Rift è stata una grande vittoria. Va bene, c'è uno scorreggione, abbiamo capito. Ad averci alle porte di casa. Sì, capisco. Quindi adesso partiranno altre missioni praticamente identiche. Ave, evocatore. Sì, ti ciao. Dispiacerebbe evocarmi un belletto caro? Ma ti dispiacerebbe evocarmi uno che ci leva da stimaroni, per cortesia? Andiamo a vedere qual è l'avamposto e l'avanrostro da cui dobbiamo muoverci poi. Non vedo l'indicatore qui, giustamente, se non darà Markarth non me lo mette di là. Allora, il villaggino... Ah, attenzione, dobbiamo partire da... quel posto che si chiama così e soprattutto... E soprattutto che sembra così. C'è gente... Don't guard... Don't guard, please. Non guardi al pelo nell'uovo. E soprattutto al pelo nell'uomo. Non mi sono fatto la ceretta. Sono un impavido e vigoroso... pettoruto con tutte le cose, vabbè, non volevo regalarvi immagini turpi alla vigilia di Natale, che sarà la vigilia di Natale per chi starà guardando il video, mentre per me è fantastico, è il 17 di ottobre, stupendo, vi faccio gli auguri di Natale con 2 mesi latte, muori, Cribbio! Ok, scusate, stavo parlando di Natale mentre uccidevo qualcuno, non è una cosa che capita tutti i giorni, anche perché non tutti i giorni è Natale più che altro, Ok, queste veramente non mi hanno mai perdonato. Ecco, benissimo, fantastico. Non mi hanno mai perdonato quella famosa storia che ci ho sottratto le pergamene, le ho date ai vampiri e mi sono fatto l'amicizia della vampira. Basta, c'è più nessuno? Avete finito di scassare la wallera? Posso andare? Che cacchio, dai che dovevo finire l'episodio, che dopo ci avrò anche da fare 2 giorni di editing per montare assieme tutti i tagli e cucci che mi tocca fare con queste missioni. E niente, siamo a Darmd Daz e non possiamo neanche scavallare il luogo. Merdacchius, vediamo se posso evitare di avere sbattimenti. No, mi ignori signora, mi ignori, dia retta. Non venga a attaccar briga col Silverius perché è veramente una persona impavida e sprezzante del pericolo che potrebbe scassare gonadi a tutto andare. Non si farebbe riguardo nel sapere che lei è una signora. E l'ho intuito dal suo... Eh? Ecco. Perfetto. Salve. Oh, siamo giunti in quel luogo noto come l'accampamento. Con qual gioia. Perfetto. Non siamo stati seguiti, no? Ni. Ascolti capo, se la vede lei in caso se mi cercano. Sono arruolato perché non potevo rimanere a guardare. Ah, salve signor Pietro Baldi. Mentre distruggevano tutto. Vediamo un po' se indovino. Il legato Rick, che non è mai stato legato, è sempre stato lì un po' con le mani sciolte e scioglie anche le trecce ai cavalli, per quello che io poi ho dei cavalli bruttissimi che muoiono subito. Salve, scusate, ma giusto perché ho bisogno di un attimino di leggiadria e farfallezza, mi ciuccio un paio di farfalle della luna e là. Vale, che va sempre bene, che è un elemento che non è che si trova proprio tanto spesso. Va bene, Luciadores, sappiamo quello che ci aspetterà nella prossima avvincente puntata, visto che si sta sempre avvicinando più il finale, dopo che avremo riconquistato praticamente tutte le zone. Ho capito che le missioni saranno tutte uguali, ma bisogna vedere come andrà a finire, che io sono curioso, perché effettivamente so di averlo finito, ma non me lo ricordo. È una cosa stupenda, anche perché credo di averlo fatto con il manto della tempesta, perché sapete, no, ci sono quelle cose che danno un po' di significato della vita, proprio quando ci siamo addentrati raccontandole, narrando la storia del pastore, che praticamente ci siamo ritrovati a dire che ciao, ci vediamo alla prossima, che è meglio, eh.